le finte di Ceravolo che sta per entrare in aria, il pallone sul destro, il tacco per Campagnacci solo davanti al portiere, il tiro fuori, Campagnacci ha avuto sul destro la palla dell'1-0, ma ha sbagliato. Regina 0, Grosseto 0 al settimo minuto. De Rose, poi Ceravolo anticipato al momento della conclusione, finisce a terra De Rose, c'è l'ammonizione nei confronti di Olive, da valutare la posizione se dentro o fuori l'area di rigore. Le proteste del Grosseto, a noi è parso che sicuramente è caduto dentro l'area di rigore. C'è stata questa bella iniziativa con De Rose che è stato messo giù all'interno dell'area di rigore, calcio di rigore per la Regina, sarà Missiroli probabilmente a incaricarsi del tentativo di trasformazione e anche l'ammonizione nei confronti di Olivi. È il secondo rigorista della squadra, Missiroli, dopo, ma vediamo che cede il pallone a Ceravolo. Ceravolo gli ha chiesto di battere la massima punizione. Ricordiamo, manca Bonazzoli e quindi questo implica anche un nuovo disegno nelle strategie sui calci piazzati. Strano che non si sia presentato Emerson, che col piede sinistro ci sa davvero fare. Fatto sta che Ceravolo calcerà di destro, rincorsa del giocatore di Locri, resta immobile Narciso, tiro, rete, ha sfiorato sfortunatissimo il portiere del Grosseto, che è riuscito a toccare il pallone non angolatissimo ma forte di Ceravolo, e per Narciso una prodezza mancata. La Regina in vantaggio al 17° minuto di gioco. Aveva dato l'impressione Narciso di poterci arrivare perché aveva intuito la direzione del tiro, si era lanciato dalla parte giusta, ha smorzato il pallone con una mano ma non è riuscito ad impedire che la palla stessa, impennandosi, potesse finire la sua corsa in fondo alla rete. Regina 1, Grosseto 0, gara sbloccata al 16° da Ceravolo su calcio di rigore. Sforzini ci prova di testa ed è il gol del pareggio. Sforzini ben servito con un cross dalla destra, è saltato più in alto di tutti e ha battuto l'incolpevole Kovacsic. Avevamo detto proprio, Tonino, che ci stava piacendo di più il Grosseto, che ha trovato all'11° della ripresa il pareggio. Sforzini di testa, quando arriva il cross giusto è in grado di fare la differenza, ha preso il tempo all'avversario ed è riuscito a schiacciare il pallone all'angoletto basso, un tentativo di in extremis di parata, qualche anche piccolo dubbio per un'entrata nei confronti di Emerson, che comunque si è abbassato, non ha retto proprio lo scontro fisico con l'avversario. Regina 1, Grosseto 1, siamo al 12° minuto di gioco. Nel corso della ripresa il pareggio di Sforzini, seconda rete stagionale per lui. E per Fernando Sforzini, giocatore di 27 anni, si tratta della seconda rete stagionale in questo campionato. Obiettivamente anche a noi Emerson nella circostanza è sembrato un po' legnoso nel controllo dell'avversario, non ha cercato lo stacco con determinazione sufficiente, Sforzini lo ha sovrastato ed ha battuto imparabilmente Kovacsic. Comunque il Grosseto ha raccolto quanto ha seminato in questi primi minuti, quando è stato sicuramente più propositivo. Campagnacci fa tutto da solo, la respinta e poi allontana il pallone in qualche modo proprio il Grosseto con Caridi. Barilla punta l'uomo, arriverà un tiro cross e pallone che va a sfiorare l'incrocio dei pali. Questa volta è stato Formiconi con la punta del piede, non con il ginocchio, a deviare. Era battuto, c'era parso sicuramente battuto Narciso. Fa calcio d'angolo numero 11 a favore della Regina, con Campagnacci sul primo palo. Il movimento di Missiroli, ancora Barilla, non esce Narciso. Colpo di testa di Cosenza, la parata a centroporta di Narciso. Missiroli in profondità, attenzione perché c'è probabilmente giusta la protesta del pubblico amaranto per un rigore non concesso alla Regina. Dasca fa proseguire. Beh, sembrava più evidente del rigore accordato nel primo tempo, quello trasformato da Ceravolo. Il direttore di gara, che era secondo noi anche in buona posizione per giudicare, ha fatto proseguire. Fischi sonori da parte del pubblico, probabilmente Nasca non se l'è sentita di accordare un calcio di rigore al 90°. Da un punto di vista, diciamo, 4 intanto i minuti di recupero, di percezione indiretta, è sembrato netto il fallo, ma seguiamo questa azione della Regina con Emerson anche che si spinge in avanti, Barilla e poi il tentativo per Rizzato. Rizzato controlla un pallone che sul destro, arriva il cross col piede che non è il suo, Alessio Viola scavalcato da Alessandro, adesso alla giunta di corsa, un tentativo di traversone, Missiroli, la bella conclusione al volo con pallone che termina non lontano sulla traversa, un mezzo metro circa della porta, difesa da Narciso, ma si parlerà e come di questo intervento. Il lancio è stato di Missiroli,
l'intervento in area di rigore con il giocatore della Regina, probabilmente spinto leggermente, si tratta di Barilla. Comunque queste sono valutazioni che spettano all'arbitro, qui non si tratta di fare Ponzio Pilato, la sensazione indiretta era che fosse calcio di rigore, il contatto c'è stato e soprattutto da segnalare Tonino la preoccupazione con cui il difensore del Grosseto, ricordiamo Formiconi, ha guardato l'arbitro. Si era girato verso il direttore di gara che, ripetiamo, era in buona posizione per giudicare, secondo noi, a occhio nudo dalla tribuna è sembrato che il fallo ci fosse, probabilmente avrà giudicato la caduta del giocatore dell'Argentina avvenuta sullo slancio, ma il contatto obiettivamente c'è stato e tra l'altro da quella posizione nessun giocatore va a simulare la caduta, infatti non c'è stata nessuna ammonizione, perché è sicuramente in grado di concludere con buone probabilità di segnare. Intanto adesso c'era un fallo invece nei confronti di un giocatore del Grosseto, se ne accorge tardivamente l'arbitro che ha macchiato nel finale con una serie di decisioni un po' così, compresa questa che stiamo raccontando, c'era un netto fallo su Girardi, ci poteva stare anche un'ammonizione nei confronti del giocatore della Regina, in questo caso ha fischiato con un po' di ritardo. Dicevamo appunto Rizzato e Barilà che sulla fascia sinistra hanno cercato di fare la differenza, ancora una volta dalla fascia sinistra secondo il fronte d'attacco della formazione Regina è arrivato l'ennesimo pericolo con Formiconi in difficoltà, il contatto c'è stato, hai detto bene Tonino, secondo me sullo slancio probabilmente si è buttato giù il giocatore Amaranto, ma comunque il contatto è apparso netto. Calcio di punizione comunque a favore del Grosseto con Bianco che gioca sul filo del fuorigioco per Caridi, a questo punto non vuole affondare la squadra maremmana, arriva il cross di Bianco ma in sicurezza arriva anche l'uscita di Kovacsic, il portiere della Regina che adesso è disturbato in fase di rinvio e probabilmente ci sarà un giallo nei confronti di Sforzini, anche in questo caso non ce la sentiamo di dar torto al giocatore della Regina che protestava, perché anzi si è trattato di Gerardi che è andato a farsi ammonire, c'è stata una spinta, ha cercato anche nei confronti del portiere di disturbare, insomma sono quei falli che si fanno per cercare di perdere tempo o perché stanchi, spossati in una serata con un caldo e un'umidità del genere, si può comprendere. È una tattica temporeggiatrice, c'è adesso un altro attacco ma Alessio Viola è stato anticipato nettamente dal suo diretto avversario, si riprenderà con una rimessa laterale a favore della Regina che probabilmente cercherà di gettare sul tavolo della partita le sue ultime speranze. Intanto arriva il passaggio di De Rose, il tentativo adesso di lancio dritto per dritto di Cosenza che però stava per commettere la frittata, è andato proprio a timbrare la schiena di Sforzini che era comunque l'unico giocatore del Grosseto nella metà campo avversaria e quindi non è partito il contropiede dei maremmani. In qualche modo D'Alessandro, mancano 15 secondi alla conclusione, recupero compreso. Di nuovo ci prova Cosenza, il tentativo di lancio verso Campagnacci, ordinatissima però la retroguardia maremmana, arriva il triplice fischio finale. I fischi sono tutti per l'arbitro, il punto interrogativo è rappresentato dalla sua decisione proprio al 90° di non concedere un rigore alla Regina, Regina che fallisce l'operazione sorpasso al Granillo tra Regina e Grosseto, appunto finisce 1-1, al 16° Ceravolo su rigore per i padroni di casa, il pareggio, colpo di testa di Sforzini per gli ospiti all'11° della ripresa. Beh, direi che si tratta di un pareggio giusto che si può accettare, tutto sommato resta per i tifosi della Regina il rammarico che riguarda l'atteggiamento complessivo della squadra, nella ripresa c'è stato un vistoso calo fisico e mentale e la formazione di Breda specialmente dopo la sostituzione di Ceravolo ha perso molti metri sul terreno di gioco ed ha anche rischiato, poi nel finale avrebbe anche potuto vincere sulla spinta degli ultimi innesti decisi dall'allenatore, anche creato qualche mischia e qualche opportunità, ma direi che è mancata molto la lucidità in fase conclusiva e resta questo grande dubbio sull'episodio del 90°. Regina 1, Grosseto 1, grazie naturalmente a Giuseppe Greco per l'assistenza tecnica, Salvatore Esposito per la collaborazione, da Torino Raffa e da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie per essere stati con noi. Ed è bella questa scena, i giocatori della Regina salutano quelli del Grosseto, vanno poi quelli Amaranto verso la gradinata sud e vanno verso i sei tifosi sei del Grosseto, gli 11 giocatori autori di un importante pareggio. Un bel gesto, sono andati a salutare il pubblico che li contestava, i giocatori della Regina hanno applaudito e beh, è un gesto che non capita di frequente. Ecco, e tra l'altro appunto questo saluto finale è stato quasi un connubio a distanza, quelli del Grosseto, i giocatori del Grosseto sono andati a salutare i sei tifosi sei della formazione
formazione maremmana, gli altri invece hanno salutato i tifosi che nel finale hanno avuto qualcosa da dire nei confronti proprio della tattica della squadra dello Stretto, che si ferma sull'1-1. Noi ci fermiamo per questa radiocronaca e la linea va agli studi di Saxa Rubra.